Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo gameplay di Domenica Horror. Ora siamo con un nuovo gioco, ovvero Aoni. Come vedete, abbiamo deciso di fare un nuovo gameplay perché giustamente, come avevo detto l'ultima volta nel vlog, tra virgolette vlog, che avrei fatto diversi gameplay di diversi giochi horror, anche tipo un episodio di Slenderman, tanto per. Eppure, e in futuro continuavo, tipo. Questo qui che vi presento adesso è Aoni. Non so, penso che molti lo conosceranno sto gioco. Io ci ho giocato pochissimo perché sto gioco metteva un'ansia assurda a me che morivo. Ora voglio provarci a giocare sperando che non muoia di infarto mentre gioco. E soprattutto mentre faccio un gameplay. Sarebbe una brutta figura. Va bene, ragazzi. Come vedete, ora noi cercheremo di andare avanti. Cioè, questa serie la porterò avanti perché Aoni è un bel gioco, è una bella storiella. Ora mettiamo un nuovo gioco. Qual è il nome del protagonista? Scegliamo un nome. Prima cosa. No, come si cancellava? Non mi ricordo. C'era un tasto che serviva per cancellare, ora non mi ricordo quale. Scusate ragazzi, ma non mi ricordo esattamente come si. Ah, ok. Conesco, scusatemi. Allora, questo personaggio lo chiamiamo. Lo chiamiamo Lala. Perché mi piace Lala? A voi non piace Lala? Adesso portiamo avanti questo gioco perché è bellissimo e ci divertiremo insieme. Abbiamo sentito le voci. Di una villa fuori città. Le voci di una villa fuori città dicono che sia abitata da un mostro. Allora, è molto più carina all'interno. Sono io a qua. Sono io? O qui fa davvero freddo? Scusate, ma che cazzo è? Non riesco a leggere più. Ehi, usciamo di qua. Cosa che c'è, non va, Takeshi? Hai paura? Takeshi ha paura. Ehi, usciamo di qua di nuovo. Così stupido. Non è possibile che mostri esistano, è scientificamente impossibile. Ehi, Lala! Stai attento! Ok, andiamo. Allora. La porta è chiusa, ok, perfetto, andiamo di qua. Ci sono delle sedie. Ah, c'è un piatto rotto. Questo è caduto forse. C'è un piatto rotto a terra. Ho trovato l'oggetto scheggia di piatto. Ah, ok. Non c'è più niente. Credo di no. Andiamo avanti ragazzi. Allora. Passiamo avanti. Dove sono gli altri? Non mi ricordavo questa cosa. Ragazzi. Dove sono andati gli altri? Non si apre, ok, perfetto. Non si apre. Andiamo indietro. La cosa mi ha fatto cagare sotto. Non si apre. La porta è chiusa a chiave. Ok, perfetto. Allora dobbiamo, credo, salire. C'è qualcosa. Una mappa molto dettagliata. Si capisce tutto, guarda. Proprio tutto. Ci sono delle porte. Ho trovato questa porta. Oh mio Dio, che cazzo è? Non voglio andare vicino a quella porta. Se ne si farà a posto spostato la sedia. Hai trovato l'oggetto chiave della biblioteca. Ah, ok, abbiamo trovato un oggetto. Dovrei aprire secondo voi? Proviamoci. Che minchia è? Madò. Trema, Takeshi. Takeshi? Trema. Dove sono gli altri? Trema. È una bella risposta. Dove sono gli altri? Bellissima risposta. Lala, ok. Non riesce a rispondere, quel coglione è morto. La porta è chiusa a chiave. Non si apre. Allora, l'unica porta chiusa a chiave è quella laggiù, se non mi sbaglio, è quella sopra che adesso non si apre. Usata la chiave della biblioteca. Non mi ricordavo esattamente di questa scena.
Cioè, mi ricordavo che questo stava in biblioteca, ma no, che già c'era. Non voglio andare lì sopra. Ho trovato qualcosa? Ho trovato l'oggetto chiave della camera da letto. Ah, ok. Che c'è? Cosa? Oh mia! Corri! Che cazzo è? Cosa mi corre presto? Corri! Corri! Ah, che cazzo è? Ho fatto la merda. Che cazzo ho combinato? L'ansia. Aspettate, ragazzi, allora. Fermiamoci un po'. C'ho i brividi addosso. Ok, entriamo di nuovo. Perché secondo me ho sbagliato a muovere il letto. Ok, sì, dovevo andare qui. Però ho paura di scendere adesso. Dove è andato quel mostro? Ah, c'è il pianoforte qui. Ah. Allora ragazzi, io non ricordo quasi nulla, però sto controllando e premo space perché comunque è uno dei tasti che si usa per aprire le cose. Non si capisce un cazzo. Allora, c'è una macchia di sangue. È una macchia di sangue. Sì. Che uscione. La porta è aperta, ok, perfetto. Madonna, l'ansia mi è venuta. Vediamo se c'è ancora Takeshi qui. No, non c'è più. Cazzo, ho trovato l'oggetto fazzoletto. Ah, qui ok, mi posso nascondere in caso venga Mario Bros. Ma ti giuro ragazzi, mi sono un po' cagato sotto. Ma cerchiamo di andare di qua, vediamo se si è aperta questa volta. Ok, mi stavo cagando sotto. Ho tolto l'acqua, ok. Ho trovato l'oggetto cacciavite a stella. Ah, può servire. Vediamo se c'è qualcos'altro qui. No, ok, andiamo via. Questo è un altro bagno. Ho trovato l'oggetto sapone. Ok, posso aprire il cesso, però non posso farci niente. Voglio capire che se c'è l'inventario qui si apre. Cioè non so come. Ah, ok, con esco, ok. Oggetti. Sapone, cacciavite, scheggia di piatto e fazzoletto abbiamo. Allora, questo vabbè serve per salvare. Noi iniziamo a salvare perché ogni volta che si muore, se non salvi. Se non ricordo male, cioè ora anche mi sono ricordato, quando muori devi ritornare al punto dove tu l'ultima volta hai salvato. Quindi ogni volta testa di cazzo che ci segue, dobbiamo correre, appunto. Questa che stanza è? Prima non. Ah, questa è del pianoforte. Poi ci sono altre stanze sopra, giusto? Questa volevo controllare. Ok, perfetto. Madonna, mi ha fatto cagare su tutto. Lala, stai bene? Sì, credo di sì. Lala, l'hai visto anche tu quel mostro? Sì, da non credere che una creatura del genere esista. Tutte le uscite sono bloccate, siamo intrappolati qui. Pare di sì. Dividiamoci, diamo un'occhiata in giro. Controllo il piano di terra. Ok, buona fortuna. Che bello questo amico. Gli dice solo buona fortuna. Il senso di questa porta? Aspetta, forse serve qualcosa? Si sentono le botte, credo probabilmente, perché qui dove abito io devono rompere sempre le palle con i fuochi d'artificio. Al mese di aprile, giustamente così a random si sparano le botte. Non so se dà fastidio, controllerò nel gameplay. Se in caso non dà troppo fastidio e si sente basso il rumore, non mi interessa, non taglio, perché comunque fare tagli è un po' noioso. Mi scoccio un po' in queste serie così, soprattutto che sono serie che vanno giocate bene, senza tagli e vanno godute. Comunque siamo il cacciavite. Ho fatto bene. L'oggetto maniglia. Ok, qui ci possiamo anche nascondere, perfetto. Ora usciamo da qui. Ok. Poi a che serve l'oggetto maniglia, scusa? Cioè. Poi, ma si possono combinare le cose. Ah, versi sapone sul fazzoletto. Ah sì. Però un po' di istruzioni no, eh. Oggetti. Fazzoletto. Ok, perfetto. Andiamo. Credo che dobbiamo pulire qui, probabilmente. Proviamo. Ho pulito il pianoforte con fazzoletto. 1, 7, 6.
Allora ragazzi, mi sono cambiato poco. Non me l'aspettavo che uscivo così all'improvviso. Ora dobbiamo partire dove sono rimasto l'ultima volta. Vabbè, portiamo un po' avanti, cerchiamo di fare dove siamo arrivati. Ok, cerchiamo di combinare gli oggetti. Perché ormai abbiamo già controllato qui e facciamo una cosa, andiamo a prendere di nuovo la maniglia e salviamo. Prima di entrare dove sta il pianoforte. E poi ci fermiamo ragazzi perché siamo arrivati io. Visto che comunque questo è un indie, credo non durerà molto ed è anche gratis come gioco, quindi se qualcuno volesse scaricarlo lo troverete gratis senza problemi e nessuno vi dà problemi. Non vi preoccupate. Ok, allora abbiamo riletto quello che c'è scritto e mi scoccio di rileggere sempre queste cose, quindi salviamo. Ok, abbiamo trovato anche la maniglia. Ora noi cerchiamo di ritornare lì vicino. Allora, salviamo qui. Ok, abbiamo salvato. Dai ragazzi, ci fermiamo qui e ci vediamo nel prossimo episodio. Se questo video vi è piaciuto, lasciate sempre un mi piace o un commento e ditemi se continuare questa serie. Ci vediamo nel prossimo episodio, spero un altro episodio di Aoni. Salve, ciao a tutti ragazzi!